dove è indicato e legge l'ora con la sua ombra. Poi ci sono altre opere, questo è San Sebastiano, in cui le frecce indicano le ore. Queste sono un'altra meridiana, ore italiche, ore canoniche, purtroppo in ombra perché ero arrivato tardi. E poi avvicinandoci verso Murlo troviamo Siena. A Siena c'era una bellissima e importantissima meridiana a camera oscura, nella Accademia dei Fisiocritici. Che cos'è una meridiana a camera oscura? Una meridiana disegnata su un pavimento dentro una stanza dove l'indicazione della luce viene dalla macchia luminosa che passa da un foro nel muro. Questa era stata fatta dal Gabrielli nel 1704, distrutta dal terremoto nel 1798 e poi ricostruita da Pianigiani 50 anni dopo, nel 1848, e che aveva una grandissima importanza perché era quella che segnava il mezzogiorno per tutta Siena. Questa nuova meridiana era fatta a 8, ora qui le foto, le immagini sono a pezzetti, è una meridiana di una decina di metri in terra, sul pavimento, e era fatta con quella lemniscata che vi dicevo, quindi indicava proprio l'ora media e appunto dava l'ora a tutta Siena. C'era un addetto che quando vedeva che la meridiana segnava il mezzogiorno suonava le campane e poi le altre chiese, anche la Torre del Mangia, propagava il suono di questa campana e tutti provvedevano a rimettere l'orologio meccanico, che a quei tempi era meno preciso di questa meridiana, che aveva una risoluzione anche di pochi secondi. Purtroppo questa dal 66 non funziona più perché sono stati costruiti degli edifici accanto che tappano e parano la luce, e quello che stava fatto ora per riprenderla un po' hanno messo un sole artificiale, diciamo una luce laser comandata dal computer che fa appunto un sole finto a scopo didattico ormai soltanto. Avvicinandosi ancora di più a Murlo troviamo alcune delle meridiane che ci circondano, ne presento qualcuna così per conoscenza. A Bibbiano ce ne sono un paio, sul lato sud-ovest e sud-est della chiesa, che è proprio lì nell'angolo prima di andare al pub TNT, in brutte condizioni, e sono del 1820 o 1850, si legge un po' male la data. Molto carine, mi hanno anche ispirato per fare l'ultima che ho fatto a casa mia, che però hanno bisogno di essere recuperate. Queste sono altre due meridiane, a sinistra quella di Lucignano d'Arbia, anche questa ha bisogno di essere restaurata. Mi avevano contattato per un gruppo interessato a rimetterla a posto, speriamo vadano avanti. E questa di Poggiolupo alle Ville di Corzano, l'avevo trovata per caso l'anno scorso, è molto carina, questa è ancora in buone condizioni, è in pietra del 1885 con una frase dell'autore. Queste sono altre due meridiane a Quinciano, che è qui sulla strada per andare a Monteroni, e qui abbiamo due meridiane, anche qui, una sul lato sud-est e una sul lato sud-ovest. Ormai in pessime condizioni, non si legge più le ore, c'è rimasto soltanto l'intonaco. Questa è invece stata restaurata l'isola d'Arbia, che è lì sulla Cassia, vicino alla chiesa. E purtroppo nel restauro non sono stati molto accurati e hanno sostituito le ore 12 con le ore 6, scambiando appunto la meridiana, che questa è a ore astronomiche, ore vere, con quelle ore canoniche, quindi dedicate alla preghiera. E non so ora con quale precisione abbiamo rimesso a posto lo stilo, comunque questo è lì all'isola d'Arbia. Nel nostro comune abbiamo, per quello che ho trovato, che è alla Befa, e questa dovrebbe essere, sembra proprio una meridiana a ore canoniche, cioè semplicemente per funzioni religiose, e non dovrebbe segnare nessuna ora, diciamo, significativa da un punto di vista scientifico. Perché da che si vede? Si vede dal fatto che lo stilo è posizionato in modo perpendicolare al muro e le linee orarie sembrerebbero tutte equidistanti l'una dall'altra. Normalmente in meridiani di questo tipo lo stilo deve essere parallelo all'asse terrestre, quindi perlomeno inclinato. Quando è posizionato
nel punto dove convergono le linee. E a Murlo, qui dove siamo ora, che meridiane c'erano? Era preannunciato prima Luciano, questa è la parete proprio alle mie spalle. In queste pareti molto probabilmente c'era una meridiana. Fatta così o no, non lo so, questo è lo studio che avevo fatto. Possibilmente appunto c'era una meridiana fatta in questa maniera, è una parete che si presta bene per questa funzione, perché è esposta quasi esattamente a sud, ora non mi ricordo se era una decina di gradi declinante verso est. E qui ho ritrovato le foto di quando avevamo fatto le misure, era il 98, l'articolo uscì appunto fatto nel 99, c'era anche Letizia che lavorava al comune e mi aiutava a prendere le misure. Le misure vanno prese con un filo a piombo e guardando l'ombra, facendo delle appunto, misure di un certo tipo e facendo poi i relativi calcoli, perché non è possibile misurare la declinazione della parete con una bussola. Una bussola è soggetta a declinazione magnetica, poi dopo non c'è nessuna precisione per determinare esattamente come è affacciata, diciamo, la parete rispetto al sud. Questo era il progetto tecnico che mi venne fuori quando appunto iniziai i primi studi per vedere se funzionava quello che stavo studiando. E come diceva Luciano, era il 98 e la parete è ancora uguale a prima, e quindi me le sono fatte a casa mia. Ormai ero partito, la casa ancora non ce l'avevo, dovevo aspettare qualche anno non che me ne facesse mio babbo. E in realtà non era finita neanche la casa, perché prima fece la meridiana e poi 3 anni dopo si è finita la casa, cosa che mi ha fatto prendere in giro appunto per 3 anni. E la meridiana era questa, e questa è la seconda che ci ho fatto l'anno scorso. Questi sono i particolari, come si vede quella di sinistra, infatti, come progetto ricalca quella che avevo pensato qui per Murlo. Ci avevo messo un po' di tutto quello che avevo studiato, dalle ore vere alle ore italiche, quindi al tramonto, le ore medie, qui ora nella foto si vede poco. Avevo cercato anche un metodo per indicare l'ora legale. Nella follia ti prende all'inizio dell'eccitazione disegnando una lemniscata, una tratteggiata, un'altra linea continua, ma nessuno ci può leggere nulla. E ci sono le linee degli equinozi, dei solstizi, dell'ingresso del sole nei vari segni zodiacali. I segni zodiacali li ho spostati tutti di un segno per polemizzare con gli astrologi. Ma per un motivo che ha per una motivazione che è legata al fatto che il Sole effettivamente non attraversa le costellazioni quando entra in un certo segno zodiacale, cioè se si entra nel segno del Cancro, il Sole non sta attraversando la costellazione del Cancro. Questa era l'associazione che c'era stata un paio di 1000 anni fa con Tolomeo. Per un effetto che stasera mi metto a spiegare, chi interessa lo trova nel libro, chiamato precessione degli equinozi, c'è stato un po' di cambiamenti negli ultimi 2000 anni, per cui quando in realtà si dice siamo nel Cancro, il Sole sta attraversando la costellazione Gemelli. Ed è per questo che ho messo i segni scambiati, cioè spostati di un segno. E poi ci ho messo anche un puntolino che indica il giorno del mio compleanno, il Sole deve passare di lì soltanto quel giorno. E poi non ce l'ho mai fatta a fotografarlo perché è il 5 luglio e o non sono mai stato a casa e 2 volte che ero a casa era nuvoloso e quello è un problema. Mi mancavano le ore babiloniche, quelle dall'alba, e sono queste che ho fatto per ultime nella seconda meridiana, e il solicino che vedete su in alto era quello della meridianina che appunto da cui è nata la passione. Queste sono altre 2 meridiane che ho fatto, quella di sinistra di Sinalunga, quella di destra in realtà è un fotomontaggio, è il progetto e la realizzazione è in corso e dovrà essere realizzata su supporto.